l'avete ancora fatto, fino a domani sera, lunedì 13 agosto, c'è la possibilità di assaggiare le pietanze della sagra della trippa e del prosciutto di Fimiani a Castel San Giorgio, giunta alla sua 19ª edizione. Per trascorrere una serata piacevole, del resto, cosa serve se non stare in compagnia, ascoltare un po' di musica live e soprattutto mangiare qualche piatto tipico? Non manca null'altro, anche perché l'organizzazione dell'Associazione Circolo San Giuseppe parte sempre da un concetto preciso: il sorriso. Collaborare, cioè sempre col sorriso sul volto, cosa che permette di lavorare al meglio, offrendo qualcosa in più alle persone che accorrono negli spazi dell'associazione e della piazzetta di Fimiani. Trippa con fagioli, funghi o all'insalata, scamorza con prosciutto, lagane e ceci, di cui decantiamo sempre troppo poco la squisitezza, e poi la caponata, il tronchetto, i dolci della pasticceria Palma, vino locale, ma cosa volete di più? Quanto tempo ci vuole per pulirla, lavarla? Ci vuole, si parte dalla mattina presto, dalle 6 praticamente, che la tagliano prima per bene e poi la mettono a bollire con i condimenti e via dicendo. Siamo tutti sorridenti di vederti, amo tanto. Ma, una domanda informale, insomma, ma ogni tanto spizzicate, perché insomma la fame viene, no, qua dietro? No, non l'assaggiava, non tocchiamo. A fine serata. Certo, all'ultimo. Signora, da quanti anni state qui a fare questo? 8 anni. 8 anni, ma la particolarità qual è? Perché insomma si sono perse un po' le tradizioni di questi piatti, della trippa, nessuno la fa più a casa, perché? Non vogliono lavorare. Allora è meglio venirla a mangiare qui. Questo sì. La suggestione di avere una festa, che la festa la posso chiamare festa e non sagra, del sorriso, perché qua dietro prevale sempre il sorriso. Perché la roba è buona. E ti fa allora, sorridere. Infatti. Però anche le tradizioni che qui rinverdiscono ogni anno. Sì. Il cibo, l'essere insieme, il socializzare. La cosa più bella è lo stare insieme e socializzare. Ma il nostro motto è sempre quello, di sorridere, nonostante ovviamente a volte è difficile farlo, perché come tu ben sai, ormai ci segui di anni, il lavoro insomma ce n'è tanto da fare, ragion per cui si arriva in questi giorni sicuramente stanchi, però il sorriso appunto è il nostro forte. Quindi il nostro motto insomma. È il nostro motto e il nostro forte, giustamente, perché insieme ai piatti è quello che accompagna tutte le sere, insomma, pur di soddisfare e di far passare una serata in allegria, insomma, ai nostri clienti. Senti, c'è la trippa, che ovviamente si mangia in tanti modi qui a questa sagra, che però insomma è stata superata nel tempo, io lo so di certo, dalle lagane, ceci e prosciutto. Ormai questo è un piatto, la gente viene apposta. È un piatto forte a cui io particolarmente, tu lo sai, sono particolarmente affezionata, perché è una ricetta che di famiglia. Di famiglia.